Mister, grande vittoria. Qual è stata la maggiore difficoltà e soprattutto se durante la partita ha dovuto cambiare qualcosa, perché c'è stato anche un cambio di modulo, cioè almeno è sembrato in fase di possesso nel secondo tempo. Sì, beh, la difficoltà più grossa è che ovviamente noi abbiamo iniziato in un modo e sapendo che pensavamo loro giocassero così, allora ci eravamo preparati la gara in un certo modo. Poi loro hanno cambiato, abbiamo dovuto modificare qualcosa anche noi. Però, ripeto, le ragazze sono state straordinarie, perché poi la cosa importante è sapersi anche adattare in certi momenti a delle situazioni. Oggi arrivava la squadra che comunque era a punteggio pieno, quindi dovevamo avere anche quell'umiltà di poter cambiare qualcosa in corsa. L'abbiamo fatto e le ragazze sono state molto brave a gestire sempre i momenti della partita. Un gol per tempo e in generale una sensazione di grande solidità avete dato per tutta la gara. È la partita che vi fa scattare di un livello, vi fa diventare più grandi? Speriamo. No, beh, sicuramente abbiamo fatto una gara attenta, una gara esperta anche in tutti i momenti della partita. Oggi mi sento di dire che abbiamo gestito bene i momenti della gara, cosa che magari in altre situazioni, pur facendo delle prestazioni ottime, avevamo gestito meno bene certi momenti. Oggi invece siamo stati bravi a farlo. Sì, poi il gol per tempo, è chiaro che quando fai il gol nei momenti giusti della partita probabilmente poi ti facilita, però potevamo anche chiuderla in altre situazioni. Loro, devo dire la verità, non mi sono sembrate pericolosissime se non in un'occasione, per cui credo che, ripeto, oggi arrivava la squadra che era punteggio pieno, una squadra che comunque nelle giocatrici offensive ha delle giocatrici importanti, però oggi siamo state tutte quante brave a difendere tutte insieme e a limitare tanto quello che è una squadra forte. Ecco, riprendendo un po' questa sua ultima dichiarazione, al di là dei risultati, questa è una squadra che concede veramente molto poco alle avversarie. Possiamo dire che questo è un punto di forza della Roma? Sì, beh, quando poi soprattutto giochiamo con questo atteggiamento, con questa aggressività, con questa voglia di andare a conquistare immediatamente la palla, è chiaro che poi diventa difficile per l'avversario poter creare delle situazioni. Se andiamo a vedere, ad analizzare i gol presi, nascono sempre da situazioni un pochettino così, anche sfortunate in certe situazioni. Per cui dobbiamo andare avanti su questa strada, perché comunque se riusciamo a concedere sempre così poco, noi le soluzioni per far male alla squadra avversaria ce l'abbiamo. E poi mister, con una Pirone così, che comunque ha sempre dato tutto durante le partite, però adesso comincia a segnare, può cambiare veramente tanto. Il ruolo suo è quello, l'abbiamo presa anche per quello, no, però Valeria, ripeto, come ho detto prima, è una ragazza straordinaria, dal primo giorno si è messa a disposizione, ha sempre lavorato molto bene, nelle partite precedenti era stata anche un pochettino sfortunata e oggi credo che si sia ripresa quello che gli è stato tolto nelle prime giornate, ma lei, lo sappiamo, il suo mestiere è fare gol, l'ha sempre fatto, sono sicuro che in una squadra come questa, che è in grado di potergli offrire delle possibilità, lei saprà fare gol. Senta mister, quanto è stato complicato gestire questo momento prima di questa vittoria, perché si arrivava da scontri diretti in cui la squadra aveva giocato bene e poi non aveva ottenuto risultati, e soprattutto se magari venendo qui sapeva che c'era un allenatore come José Mourinho a vedere la partita, se questo è stato magari uno stimolo in più? Beh, c'era José Mourinho, c'era il direttore generale, c'erano un po' di persone oggi, ma questo è stato uno stimolo importante. Ma la gestione, noi siamo partiti dalla certezza delle prestazioni, sono state sempre importanti e quindi dovevamo partire da quello. Abbiamo lavorato su degli atteggiamenti, volevamo una squadra molto più aggressiva, molto più brava nel recupero palla, nel cercare veramente di non dare respiro alla squadra avversaria oggi, ed era la partita giusta per poter provare a fare questo, perché arrivava il Sassuolo che era prima in classifica, lo stimolo era altissimo. Oggi credo che una parte di campionato un pochettino si riapre anche per merito nostro.